noi si deve ritenere veramente fortunato. Vedere questi bambini che stanno qui veramente fa un male incredibile. Penso che ognuno di noi dovrebbe rendersi conto quando delle volte ci lamentiamo per stupidaggini o per una sconfitta, ma penso che veramente per venirsi a fare un giro qua lo consiglio a tutti. Per me è stata una persona sempre, quando posso vado a fare visita, a dare un sorriso a qualche bambino, che penso che la gioia più grande, la vita, il calcio finisce, la vita resta, e voglio sempre dare come uomo un ricordo importante. Avi, dove è papà? Papà per una festa. Sì, per una festa. Tu aspetti, papà. Papà ti ama, tanto tanto. Avremmo voluto mostrarvi altri video, magari di Carmelo calciatore, con qualche gol fatto e anche di tanti sbagliati. Avremmo voluto essere qui per poter ringraziare tutte le manifestazioni d'affetto arrivate da tutti i campi di calcio, di tutte le categorie. In particolare alle tifoserie che da nord a sud si sono unite nello stesso messaggio: tifiamo per te. Il mondo del calcio ha voluto sottolineare che non è poi così malato come vuol far sembrare. Avremmo voluto raccontarvi un'altra storia, di quelle che finiscono con un lieto fine, e come morale della favola ci saremmo preoccupati noi stessi di scrivere: abbiamo imparato la lezione. Avremmo tanto voluto, appunto, continuare ad illuderci che certe brutte storie si sentono, sì, ma nemmeno negli incubi più brutti pensi che possa coinvolgere una persona che ami. Avremmo voluto testimoniare che l'amore di una famiglia può vincere anche contro la morte. Non l'abbiamo mai lasciato solo, ma siamo qui a piangere un padre, un marito, un fratello, un figlio e un amico. Quello che è certo è che non avremmo mai voluto mostrare le immagini di Carmelo ridotto in quelle condizioni, ma se lo abbiamo fatto è perché siamo convinti che questo sia il suo testamento. Lui, che con il tempo ha capito che non stava lottando soltanto per sua moglie, per i suoi figli e per la nostra famiglia, lo faceva anche per quelli che scendono in campo contro questo brutto male senza pubblico sugli spalti ad incitarli. Quelli che per ogni striscione esposto in uno stadio si accendeva un riflettore nelle loro stanze d'ospedale. In Briani non mollare era diventata la loro voce. Sono loro che adesso ci chiedono di non abbandonare il campo. La partita non è finita. Quindi non più per In Briani, ma per Paolo, Angela, Maria, Francesco e tutti coloro costretti a scendere in campo contro un avversario che gioca sleale. Papà torna. Carmelo non stava mentendo a suo figlio. La sua era una speranza. La speranza che un giorno Sofia e Fernando riconosceranno il suo sguardo in tutti quelli che combattono la sua stessa battaglia e con l'aiuto di tutti la vinceranno. Il Comitato per la Vita, Daniele Chianelli, l'Associazione Fioravanti Polito, da anni sensibilizzano la prevenzione e aiutano la ricerca per dare la possibilità a chi gioca contro questo avversario di giocarsela ad armi pari. Era questa anche la volontà di mio fratello. In questi mesi non abbiamo mai chiesto a nessuno di tifare per Carmelo perché giocava a calcio come Maradona, e adesso non chiediamo che venga ricordato come un santo, anzi, di difetti ne aveva tanti, così tanti che ogni giorno ce ne manca uno. Ma se questa esperienza non ci ha insegnato niente, Carmelo muore due volte.